Dalla presentazione dell'area sportivo 2021-2022, Emanuele Lele Pappalardo, grande protagonista del Castello, ripescaggio in eccellenza a 23 gol a 35 anni, insomma una stagione che io so che tu sei uno che crede in te stesso, quindi una stagione che ti aspettavi tu, così positiva? Allora, una stagione che sì, mi aspettavo, perché quando ti conosci abbastanza bene, dopo tanti anni che giochi e sai di star bene, sai che puoi andare a affrontare una stagione, diciamo, ai massimi livelli. Infatti penso che sia stata la stagione migliore mia a livello fisico, a livello mentale, a livello di gol, no, però come momenti della stagione e gol sì. Gol decisivi. Gol decisivi, diciamo. gol importanti nei momenti che magari eravamo un po' in difficoltà, sì, su quello sì. Senti, hai parlato durante la premiazione della società, della bravura nel fare la squadra con giocatori tra virgolette sconosciuti, e immagino che insomma c'è molto che della società, del direttore sportivo e ovviamente del mister che è stato premiato come allenatore dell'anno. Allora sì, perché a maggio, giugno dell'anno scorso hanno fatto un lavoro molto attento, molto importante su che tipo di profilo di giocatori dovessero arrivare lì. E voglio dire una cosa che qua ci tengo molto: quando parli col nostro direttore sportivo, perché sai com'è il calciomercato, prima se qualcuno vuole andare via da qualche parte lo sappiamo noi, e poi tu riferisci a chi di dovere del tuo direttore, e quando tu dici qualcosa al direttore su qualche giocatore, la prima domanda che ti pone è che tipo di ragazzo è e non che tipo di giocatore è. Okay. E questo già la fa capire. Fa capire lunga su che tipo di profili arrivano da noi. Senti, ti faccio una domanda finale un po' cattivella. Meritavi anche te il pallone d'oro, secondo te? Allora, io, secondo me ci poteva stare, dico la verità, non ti dico di no, però ognuno deve fare il suo percorso, io l'ho fatto bene, penso che quest'anno alla domenica, per descriverti bene la mia stagione, penso che ogni volta che toccavo palla nasceva un giocatore, e questa è la battuta. No, beh, sì. Però ho fatto il mio percorso, l'ho fatto bene, e sono poi soddisfatto. E ho ottenuto un gran risultato con la squadra. Esatto, quello è la cosa più importante. Va bene, grazie Lele, allora, e bocca al lupo anche per il futuro. Senti.